Arriviamo allora all'altro signore. Chi è? Che ha fatto male? Non vorrei essere poverine, e perché lei ha detto prima che è il candidato, io faccio fare una lista che non dico quale. Ma a chi lo fa la domanda? Però? Vuoi fare un'osservazione alla domanda? No, nessuno. Lei è candidato di una lista. La domanda la può fare a tutti quanti. No, beh, no, deve prendere uno che non sia il suo candidato, perché è troppo facile. Chi sceglie uno? Altrimenti rispondono a tutti e andiamo a finire domani mattina. Io devo rientrare alla allora, scelga uno. Visto che è già intervenuto Pasquale Codognotola, che sono l'unico, che è anche centrale per il centro, quindi poi. Codognotola ha già risposto. Sì, ma è un'altra domanda. No? Deve fare una domanda altra, perché se no la Codognotola fa la propaganda per altre 6 ore, faccia una domanda, sarà un'altra domanda. Allora, la domanda è questa, e se la prenda chi vuole. Perché siete così lamentati? Perché non avete capito che bisognava unirsi? Codognotto, perché eri con Bonaccini una volta? Perché eri vice sindaco? Perché venivi dalla Casa del Popolo? Perché adesso fai una lista per tutto? Perché non capisci che questo paese ha bisogno di unità? I valori inutili che raccontiamo, tutti sappiamo quali sono i valori. I valori sono quelli del vivere bene. E un'altra cosa, sono venuto su, pur rischiando di essere puerile per questo motivo. Hanno detto, nelle altre lì, noi abbiamo una lista di persone competenti che si alzano la mattina, che vanno a lavorare. Perché le altre? Perché io non mi alzo per le mattine. Non sono padre di 3 figlie laureate. Non scopo la mattina alla sera. Chi siete voi? Di Bonaccini, che della lista di Codognotto, del PDL, voi siete disgregazione, riflettete, io stasera dalla casa non spatterò la testa nel frigo. Grazie. Codognotto, per fatto personale, come dicono in comune, per fatto personale, mezzo secondo, per fatto, allora, secondo me, per fatto personale, in comune parlano 1 minuto, non 5 minuti, se no si fa la campagna ulteriore. Cosa risponde quel signore? Rispondo che ha ragione quando dice che i cittadini devono ottenere più rispetto, che ha torto quando dice che non si è cercato di fare sintesi di più squadre, perché il percorso forse non lo conosce del tutto, e credo che questa, che la mia persona e questa lista abbiano fatto tutto quello che era possibile e del suo potere. Rispetto la sua decisione, il suo modo di vivere, e quale è persona, ma alcune cose forse non le conosce bene. Bene, non le conosce bene, però ho detto una cosa giusta, le sai. Non siete solo voi, no? Che vi alzate la mattina, vi levate dal letto, anche lui va a lavorare, ma per poter far sì che anche le figlie possano studiare e avere una laurea. Cioè non siete i padri eterni, siete persone che avete deciso di candidarvi e di cercare il voto, tutto qua. Nemmeno io, caro ingegnere, stasera andrò a casa e sbatterò la testa contro il frigo, se può rassicurarla. Perché vede, ingegnere, io non volevo togliere niente a nessuno, io semplicemente volevo presentare le persone della mia lista. Mi farebbe piacere che non vincesse la sua lista, perché vedo che c'è già molta poca serenità in lei. Vabbè, ragazzi, questo è il succo, perché poi alla fine non poteva fare perché l'ingegnere non è che l'abbiano andato a dire, ha fatto una sua disagio, ma lui ha risposto. Cioè questo è il confronto civile e democratico, qua andiamo a tirarsi dietro le ranze, però non si può nemmeno fare loro, perché ha avuto una frase non proprio, diciamo così, da cavaliere, ma l'ingegnere insomma le ha tirato, ingegnere di lei, il mazzolino le ha tirato, insomma. Per fatto personale. Sì, ovviamente dovevo fare, come dire, lo spot nel mio, la mia lista, quindi ho presentato anch'io le mie persone. Ritengo che tutti i candidati che oggi hanno avuto il coraggio di presentarsi, anche con 7 liste, e questo è un problema secondo me anche sociale, non solo un problema di San Michele,
è un problema di confusione politica che c'è oggi in tutta Italia, ok? Noi abbiamo, no, penso che tutte queste persone abbiano tutte la voglia di fare, tutte la stessa maniera. Non volevo certo dire che c'è quantità di serie A e quantità di serie B, assolutamente. La nostra lista però è fatta così. Bravo. Bene, bene. È stato velocissimo.